Mister, il Teramo ci ha preso gusto, altro successo tennistico dopo lo spoltore anche qui a Capistrello, partita che si è messa subito in discesa e non c'è stata praticamente storia. Sì, oggi è una grossa prestazione, al di là del risultato, è largo, però oggi era importante fare bene. Abbiamo fatto una prestazione importante da squadra vera che voleva portare a casa il risultato. Siamo stati bravi a non sottovalutare questa squadra che nelle partite passate ha messo in difficoltà tutti, quindi oggi grossa prestazione per tutti i ragazzi. E risposte positive nuovamente anche dall'ultimo arrivato Santi Rocca in attesa di poter ufficializzare Vanzani, insomma, anche i nuovi arrivi, come tu avevi detto anche nel pre-gara, stanno dimostrando quella fame per stare in questo gruppo. Sì, l'ho detto ai ragazzi appena sono arrivati, la cosa importante adesso è rispettare il gruppo e loro lo stanno facendo, c'è un atteggiamento al primo giorno di allenamento importante, ma oggi va rimarcato l'atteggiamento anche dei ragazzi che sono entrati alla grande, hanno fatto una grossa prestazione. Questo è un gruppo che veramente ci tiene a fare bene. Sono consapevoli che si giocano una carta importante come il sottoscritto e se la vogliono sfruttare fino alla fine. C'è l'ammonizione di Ferraioli, forse come unica nota negativa di giornata, che era diffidato, però insomma è un gruppo oramai completo in cui tu puoi sopperire anche le varie assenze. Sì, vabbè, dispiace per mano, però prima o poi la dovevo prendere, non è un problema, ci sono dei ragazzi che lo possono sostituire al meglio, quindi da quel punto di vista non c'è nessun problema. E non può passare inosservato il fatto che si sia tornati a più 3 in classifica, no? Al di là del cammino che deve seguire il Teramo, però questa è un'altra buona notizia di oggi. Sì, è una buona notizia, questo non lo neghiamo, è normale che siamo contenti anche del risultato negativo del Giulianova, no? Dobbiamo pensare a noi stessi, questo sarà un campionato lunghissimo, io lo dico sempre, ce la giocheremo fino all'ultima partita, adesso dobbiamo pensare di concludere quest'annata al meglio, di battere il Cupello, sappiamo che affrontiamo una squadra forte, oggi non so sinceramente che risultato abbia fatto, però è una squadra organizzata, quindi testa subito al Cupello.